terza giornata, vince e convince 4-3 la buona squadra di Santoro. Ciro, parto da te. Sconfitta, mi permetto di dire, meritata, secondo me. La chiave della partita, mi permetto di dire, sono state le seconde palle. Dimostrazione che si è corso, se non poco male, stasera, perché qualsiasi seconda palla è sempre stata la loro, e questo ha fatto sì che comunque si è subito per la gran parte del match. Nonostante ciò, c'era l'opportunità di portare a casa un pareggio, perché comunque occasioni sprecate ce ne sono state, comunque gol che il vostro bomber ha sempre fatto questa sera non entrava di nessuna maniera, anche all'ultimo. Proprio per questo ce la meritiamo, tu hai fatto un'analisi perfetta, loro sulle seconde palle erano più cattivi, correvano di più, giocavano meglio anche. Cosa che noi non siamo abituati a vedere, nel senso che dominiamo sempre la gara, però questa sera onore agli avversari che meritano il risultato nonostante abbiamo fallito tanto. È un peccato perché avevate due risultati su tre per chiudere questo girone al primo posto, purtroppo la sconfitta vi condanna a un secondo se non eventuale terzo posto, e quindi è un peccato, lo diciamo, per il percorso fatto è veramente un peccato. Non abbiamo nulla da recriminare, lo meritiamo. Potrete comunque dimostrare la vostra in questa finale, qualsiasi essa sia, comunque scommetto che venderete cara la pelle. Spero anch'io. Facci complimenti e in bocca al lupo. Man of the match stasera. Squadra proprio ritrovata, cioè avevate avuto delle difficoltà impressionanti nelle prime due partite, stasera contro una delle squadre che praticamente aveva impressionato, avete giocato veramente bene, pallone che girava a mille, tutte le seconde palle vinte, belle giocate, anche tanti gol sprecati perché spesso e volentieri si attaccava in 4 contro 2, 4 contro 3 e si cercava un poco la cosa individuale quando il risultato era stato messo al sicuro, e poi alla fine un po' di tremarella. È il risultato di tante partite perse, di tanta frustrazione che ci avevamo addosso da quando abbiamo vinto il torneo di calcio a 5, è arrivato il calcio 8, il degrado più totale, l'altra volta ci siamo incazzati negli spogliatoi, ci siamo parlati, ci siamo riuniti e da squadra diciamo che ci siamo detti come dovevamo giocare, più cattiveria in campo, e inconsciamente era proprio la squadra più forte del girone, quindi assolutamente abbiamo fatto una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista. Penso sì, che non si può veramente recriminare nulla, difensori sempre attenti, centrocampisti che giocavano bene, attaccanti volenterosi. Sì, l'unica cosa che ci potremmo recriminare è che non giochiamo così quasi mai. È vero. Quasi mai, perché quando vogliamo possiamo, siamo cattivi. Cioè, dopo stasera avete il potenziale per vincerlo questo torneo, quindi è un peccato che non siano arrivati questi punti. Speriamo, noi la voglia ce l'abbiamo, dentro ce l'abbiamo, che poi ne facciamo vedere, no? Però speriamo di cacciarla anche nella, che ora c'è la finale, giusto? Sì, ma non quella del primo posto, non ci siamo. Lo so, vabbè, a seconda di quella che sarà è sempre una finale. Assolutamente. Ogni partita si gioca per vincere. Complimenti veramente. Grazie mille. Prossima.